Buongiorno a tutti. Oggi siamo collegati con Anna Dauria, che è la segretaria nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa, con Beppe Bagni, che è il presidente del CIDI, Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Allora, come sappiamo, in queste ore è stato approvato in via definitiva il decreto legge 36, che contiene una parte importante relativa proprio alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria, cioè si parla di formazione anche in ambito pedagogico, psicopedagogico e così via. Secondo te può essere uno strumento questo per far sì che anche gli insegnanti della secondaria di secondo grado in modo particolare, incomincino ad avere una visione un po' più ampia dei problemi della scuola, in particolare di quelli che attengono le questioni della relazione con lo studente, la valutazione, la progettazione. Tu che idea hai? Adesso, lasciando da parte ovviamente il giudizio complessivo sul decreto, fermiamoci però su questo punto. No, assolutamente d'accordo che aver rimesso al centro la formazione degli insegnanti iniziale e in servizio è fondamentale. È un aspetto positivo, cioè finalmente si comincia a capire che per cambiare la scuola bisogna anche partire dal cambiare la formazione con cui un insegnante entra nella scuola secondaria, perché è chiaro che nella scuola primaria è un altro discorso, c'era già scienze della formazione, aveva fatto un percorso di un certo tipo. Nella scuola secondaria si entra con il cordone ombelicale che ti lega soltanto alla disciplina e tra essere conoscitore della disciplina e saperla mediare per il successo degli alunni, ma anche non soltanto per il successo, saper trasferire l'entusiasmo, della scoperta, il gusto dell'apprendere dalla tua disciplina agli alunni è una cosa che prevede esperienza, che prevede formazione, quindi questo è assolutamente un aspetto importante. Poi si può essere delusi profondamente dal fatto che è stato trasformato in un percorso individuale e non è un percorso di ricerca della scuola, però finalmente si parla che si manda il messaggio che non basta essere grandi matematici o grandi chimici per insegnare matematica o chimica. Ecco, io ricordo che il primo anno che ho insegnato a scuola, insegnavo alle Sarte di Borgo San Lorenzo, avevo un grandissimo entusiasmo, partivo dalla teoria atomica di Dalton, di Rutherford, e poi dopo un mese chiesi alla professoressa di italiano, alla mia collega, ma che pensano le nostre alunne? Di me, dicono che sei pieno di entusiasmo, bravo, ma mi hanno chiesto: ma che materia insegna il Bagni? Perché lui ancora non si è capito. Quindi tanta passione, ma se non hai la capacità di mediarla in base a quelle che sono le aspettative, le conoscenze delle alunne e degli alunni, finisce per essere un oggetto misterioso. Ecco, tutto lì. E tu, Anna, cosa pensi che sia stato, che sia un bene, quindi aver inserito anche questa parte nel percorso formativo dei docenti della secondaria? Ovviamente sì, immagino. Assolutamente sì, cioè finalmente appunto, come diceva Beppe, si afferma che è necessaria una formazione nelle materie psicosociopedagogiche. Il problema grosso però è che comunque il percorso a noi non piace, insomma. È un percorso frammentario, è un percorso individuale, mentre invece diciamo che noi pensiamo che per la professionalizzazione, per preparare futuri insegnanti, dobbiamo dare a futuri insegnanti la possibilità di vivere e sperimentare quello che loro devono poi far vivere e sperimentare ai loro bambini, alle loro bambine, ai loro ragazzi, alle loro ragazze. Quindi la centralità del soggetto, l'interculturalità come orizzonte pedagogico intenzionale, il lavoro di gruppo come strumento d'apprendimento per la costruzione delle conoscenze, l'autovalutazione, tutto questo all'interno di un percorso di formazione iniziale dove ognuno individualmente potrà accumulare crediti formativi. Praticamente non, insomma, non sarà possibile. Noi contiamo come associazioni professionali e devo dire lavoriamo tanto insieme e questo sicuramente è fortemente generativo per ognuna delle nostre associazioni, ma anche per le proposte che poi facciamo. Cioè, noi speriamo che nei centri universitari dove sarà possibile acquisire i crediti formativi si possa fare un lavoro concertato che mette insieme ricerca universitaria e ricerca di base.
per, diciamo, in qualche modo sopperire al vulnus di questo percorso di formazione iniziale che presenta già sul nascere delle fragilità. Quindi una formazione laboratoriale e cooperativa. Esatto, una formazione laboratoriale e cooperativa fatta con le scuole, con la ricerca di base e con le associazioni professionali. Il mondo dell'università deve interloquire con il mondo della scuola, di cui le associazioni professionali fanno parte. Ma questo perché, diciamo, la nostra grande risorsa è riuscire a far parlare meglio teoria e pratica, anche sul modello della scienza della formazione primaria, dove sicuramente, anche se a macchia di leopardo, in Italia abbiamo delle esperienze di eccellenza. Sentite, noi abbiamo in mente l'insegnante come oggetto di formazione, ma bisognerebbe anche fare attenzione che abbiamo bisogno di formare i soggetti della formazione, cioè l'università e la scuola. Abbiamo bisogno veramente di un percorso, e non è questo messo in piedi dal DL 36. Avevamo bisogno di un percorso che costringesse alla collaborazione e alla presa in carico di responsabilità da parte della scuola e dell'università su questo. Quindi la delusione è tanta, perché si poteva sperare che dopo aver messo al centro la formazione ci fosse anche un'idea di formazione che fosse veramente ampia, convincente, insomma, ecco, invece è stata legata molto all'idea di carriera individuale, che quindi è assolutamente non funzionerà così. Probabilmente quindi, secondo voi, una occasione persa, ma ne parleremo nello specifico magari più avanti.